complimenti, perché grazie. L'orchestra oggi ha avuto un grande direttore, ma anche grandi interpreti. No, sono sempre i giocatori che vanno in campo, non ce lo scordiamo, no? L'allenatore ha delle idee e proprio sempre il merito dei giocatori se vengono espresse quelle che lui vuole, insomma. Quindi oggi grande merito ai giocatori che hanno fatto una bella partita, davvero. Però bravi ad applicare tutto, sugli esterni c'erano i raddoppi sistematici, non si faceva mai andare sul fondo, doveva sempre tornare indietro, io dicevo facciamogli fare dei bei giri palla, così che lasciamogliela anche fare questa circolazione. Anche i famosi tagli le prevedevamo, sono stati bravi, attenti, concentrati. Quando un allenatore lavora tanto in settimana e vede che i ragazzi lo seguono e ne hanno beneficio, è contento, dico la verità, grazie. Domande per il mister da studio che poi andiamo. Buonasera mister, mi è piaciuto molto Kuzmanovic, mi è sembrato che insomma il lavoro che sta facendo questo ragazzo sta... Sento male, perché cosa? Sta avendo di buoni frutti, sta veramente facendo un ottimo lavoro con Kuzmanovic. Sì, ha fatto una grande partita anche lui come tutti gli altri e in questo momento mi sembrava il giocatore ideale per giocare con due mezzale offensive. Lui è bravo a difendere, molto logico, molto attento tatticamente e poi svelto anche nel giocare la palla come piace a me davanti alla difesa. Buonasera mister, quanto se l'aspettava la Fiorentina senza punte tipo Gomez, Mamatri e senza riferimenti là davanti? No, me l'aspettavo perché è una delle caratteristiche della Fiorentina, che gioca, fa tanto possesso, non dà punti di riferimento, probabilmente volevano fare così, ma se mi sembra c'era solo Pepito Rossi, ma anche all'andata hanno tenuto questo atteggiamento con noi perché pensavano probabilmente di metterci in difficoltà e noi siamo stati bravi a non subire troppo il palleggio di loro, attenti in fase difensiva, siamo andati a pressarli alti, non abbiamo dato nemmeno modo di esprimere il loro calcio. Prova Interchannel a soli 4 euro per 7 giorni e poi sei libero di decidere se abbonarti. Per acquistare, per tutte le informazioni, premi il tasto prima fila del tuo telecomando, vai su sky.it o chiama 199 11 44 00. Prova Interchannel e poi scegli Sky, liberi di...